Mi presento, sono Ada Scari, curo per Sesto TV una piccola rubrica che si chiama Incontro con l'autore. Per questo Filippo ha pensato di chiamarmi, a parte io conosco Filippo anch'io da tanto tempo, per commentare, chiacchierare un attimo su quello che è il suo ultimo libro. Il libro è il risultato della sua tesi di laurea e quindi è un libro colto. Cioè non è un libro che si legge in modo come un romanzo, non è Pinocchio, è la vita dell'autore, quindi di Carlo Lorenzini, e la riflessione su come Carlo Lorenzini poi è arrivato a ideare e a creare e a scrivere Pinocchio, che ci è arrivato un po' dopo, perché non è che ci sia arrivato. Ecco, io vorrei per prima cosa chiedere a Filippo. Come, chi era intanto Carlo Lorenzini, visto che è un concittadino sestese, diciamo che ormai è stato preso come cittadino sestese, anche se non lo era, era di origine la madre di Collodi, il padre lavorava alla Ginori, eccetera. Però vorrei sapere da lui intanto chi era esattamente Carlo Lorenzini. Chi era Carlo Lorenzini? Bella domanda. È la domanda che mi sono fatto dall'introduzione del libro. Perché il problema di chi era Carlo Lorenzini non è tanto di capire chi era Carlo Lorenzini, è capire quanto c'è di sbagliato nel raccontare Carlo Lorenzini. Perché i documenti sono pochissimi che raccontano davvero quello che è chi era lui. Anche perché praticamente sono tutti nelle carte collodiane che sono all'interno della Biblioteca Nazionale. E quindi ho cercato di ricreare prendendo i libri più importanti che parlavano di lui e andando poi a cercare anche le fonti da tutto quello che ho imparato in questi anni, poi alla fine mi sono ritrovato molto materiale per poter approfondire. E quindi è, diciamo, una volontà di togliere molti degli errori che ci sono stati quando si parla della storia del Lorenzini. È nato un po' qui. Io ho focalizzato un po' più sulla storia di Carlo Collodi e forse è anche un pochino poco quello che ho parlato del Pinocchio. È per quello che è nata l'idea anche di fare questo libro doppio, non un libro scritto a due mani, ma sono due libri in uno. Uno è quello di Nicola Rilli che mi ha guidato appunto per creare questi cammini che abbiamo poi proposto a voi. Qua accanto a me c'è Giuseppe Garbarino che diciamo ha fatto il numero due del libro del Rilli e Pinocchio svelato che vedete qui davanti perché prendendo quello che aveva scritto il Rilli lui è riuscito ad andare avanti e a riproporre qualche altra cosa. Io però sinceramente vorrei tornare a Carlo Lorenzini. Chi era appunto, dov'è l'educazione, la maturazione intellettuale anche di Carlo Lorenzini che l'ha poi portato a scrivere Pinocchio? Sì, sembra incredibile, ma bisogna ritornare a Sesto Fiorentino, soprattutto Certo. bisogna tornare alla manifattura di Doccia e ai Ginori, perché Carlo Lorenzini in realtà lui probabilmente, non voglio dire che sarebbe morto di fame, ma poco ci sarebbe mancato, perché lui erano 10 fratelli e ben praticamente 7 non sopravvissero. Un personaggio che si salvò proprio per intercezione del Ginori perché entrambi i genitori lavoravano per i Ginori e salvò Carlo perché era il secondo e doveva essere avviato alla carriera ecclesiastica. Collodi, cosa fa dopo che esce dal seminario? Che lavoro fa? Che cosa ci dici? Che cosa? Come campava, insomma? Sì, ovviamente doveva inventarsi qualcosa e quindi iniziò ad andare a lavorare per le librerie. Quindi lui si arrangiò, entrò in questo mondo e poi divenne giornalista, uno dei giornalisti più apprezzati dell'epoca per questo suo stile pungente. E da lì ebbe quel successo che poi gli permise di scrivere i libri che diceva dei Giannetti, i vari Giannettini, che è tutta una collana, e il Minuzzolo, che poi portarono al Pinocchio, perché il Pinocchio spesso e volentieri ci sono degli interi capitoli che sono proprio estrapolati dai libri che aveva scritto precedentemente.
la persona del Pinocchio, che è questo personaggio ovviamente universale, noto in Italia ma anche in tutto il mondo, è trasversale, quindi Filippo l'ha declinata in termini culturali, quindi con la realizzazione del suo libro, c'è chi la realizza in termini di souvenir, di memorabilia, quindi dobbiamo ringraziare anche Laura, la nostra amica, per la scenografia di questa sera, perché quelli che vedete sulla scrivania qui davanti a noi e sul tavolo a fianco sono una piccolissima parte degli oggetti a tema Pinocchio che lei ha nella sua collezione personale, quindi grazie per averci portato questo piccolo esempio. Lei organizza anche dei tour a casa sua, se volete.